Ciao, sono Dario per Alternativa Linux. Installato Linux Mint 20 e garantiti sicurezza e aggiornamenti, altre operazioni possono essere eseguite prima di considerare il sistema veramente messo a punto. Ho raccolto altre 10 impostazioni che io stesso compio ogni volta che lo installo. Nemo è il file manager della versione Cinnamon di Linux Mint. Puoi aprirlo cliccando sull'icona computer sul desktop. Ci sono un paio di cose che ti consiglio di fare in una finestra di Nemo, aprendo il menu su Modifica, Preferenze. Con calma potrai intervenire in modo da ottenere l'ambiente a te più confortevole. Su Viste potrai subito indicare a Nemo se usare la visualizzazione a icone o a elenco, a seconda di come ti trovi meglio. Il mio unico consiglio è di spostarti nella scheda Comportamento per modificare l'impostazione relativa ai file di testo o non riuscirai ad aprirli facendoci doppio clic sopra. Devi infatti indicare a Nemo che quando compi tale azione i file di testo debbano venire aperti con XED, il blocco note di Linux Mint Cinnamon. Per evitare anomalie nella lettura o impaginazione in siti web, email o documenti, è consigliabile dotare Linux Mint dei più comuni tipi di carattere specifici di Windows. Tra questi, ad esempio, ci sono Arial, Comic Sans, Georgia, Trebuchet e altri. Per cominciare, nel gestore applicazioni, digitando MS Core nel campo di ricerca, dovresti trovare in cima all'elenco TTF MS Core Fonts Installer. Clicca sulla riga, dai una rapida occhiata ai caratteri inclusi e installa. Il pacchetto non ricomprende però alcuni caratteri molto diffusi in ambiente Windows, parlo di Calibri e Cambria, ma di questi esistono alternative open source compatibili nei repository ufficiali. Si tratta rispettivamente di Carlito e Caladea, che trovi con il nome di Fonts Cross Extra Carlito e Fonts Cross Extra Caladea. L'installazione non basta, per fare proprio le cose per bene dovresti istruire LibreOffice ad usare nel tuo PC le alternative quando tratti un documento che ricorre a Calibri e Cambria. Per farlo ti basta aprire un programma della suite LibreOffice e nel menu principale andare su Strumenti, Opzioni e cercare Tipi di carattere. Qui dovrai prima spuntare Applica tabella di sostituzione, poi digitare Calibri nel campo Tipo di carattere e selezionare Carlito dall'elenco sotto la voce Sostituisci con. Infine aggiungi la regola premendo il pulsante col baffo verde. Ripeti l'operazione digitando Cambria e sostituendolo con Caladea dall'elenco e ancora con il baffo verde. A questo punto devi spuntare le opzioni Sempre e Solo schermo per entrambi i caratteri. Infine clicca su Applica nella parte inferiore della finestra di opzioni per confermare le operazioni. Se vuoi anche altri dei tipi di caratteri più diffusi nei sistemi Windows, ti basterà fare doppio clic su un qualunque font TTF perché si apra l'applicazione Caratteri di Linux Mint. Questa ti consente di vedere un'anteprima prima di procedere all'installazione. Al termine delle operazioni, digita in un terminale il comando sudo fccache-fv. Se ancora non trovi il carattere disponibile nell'applicazione in cui vuoi utilizzarlo, riavvia Linux Mint. Per installare Google Fonts in Linux Mint, nel gestore applicazioni è disponibile una simpatica applicazione di nome Typecatcher. Essa consente l'utilizzo offline di tutti i caratteri che Google mette a disposizione dei webmaster per l'utilizzo in pagine web. Una volta che lo avrai installato, lo potrai trovare nel menu di Linux Mint tra le applicazioni sotto la categoria Grafica. Avviando Typecatcher, la finestra mostrerà un testo di esempio e sulla sinistra l'elenco sterminato dei caratteri disponibili. Sono ancora tutti soltanto negli archivi di Google, ma quando ne trovi qualcuno di tuo gradimento, puoi cliccare nella prima icona a sinistra del menu di Typecatcher per scaricarlo. Attendi conferma dell'installazione nella libreria di caratteri del tuo sistema. Linux Mint è previsto per l'installazione in tutto il mondo e viene quindi fornito con tantissimi tipi di carattere di alfabeti diversi dal nostro, specialmente asiatici. Potresti volerli rimuovere dal sistema per ragioni di ordine e pulizia. Ho preparato un comando, che ti metto nella descrizione del video, da copiare ed incollare in un terminale per procedere in un colpo solo a spazzarli via tutti. Una volta copiato il blocco di righe, apri una finestra terminale e con il pulsante destro incolla. Al termine dell'operazione non dimenticare di eseguire nel terminale anche il comando sudo dpkgreconfigure fontconfig. Infine puoi riavviare il computer perché le modifiche abbiano luogo. Se hai installato Linux Mint 20 in un SSD, un paio di operazioni possono influire molto positivamente su prestazioni e ciclo di vita. In particolare conviene disattivare il cosiddetto timestamp di accesso tramite No ATime. Per evitare che Linux Mint impegni l'SSD riscrivendo di continuo informazioni non essenziali su ogni file che apri.
Per intervenire, avvia l'applicazione Dischi e identifica nel tuo SSD la partizione che contiene l'installazione di Linux Mint, il cui contenuto è ext4 montato su File System Root. Clicca l'icona con gli ingranaggi sotto all'elenco delle partizioni per accedere alle ulteriori opzioni di partizionamento e seleziona Modifica opzioni di montaggio. In mezzo alla finestra che si apre, identifica il campo in cui è indicato Errors uguale Remount-RO e antipone la scritta No Atime, virgola, in modo che il risultato sia No Atime, virgola, Errors uguale Remount-RO senza alcuno spazio. Poi conferma. Linux è in grado di gestire e farti usare la partizione NTFS di Windows per accedere a dati e documenti. Basta aprire Nemo alla posizione Computer dall'apposita icona sul desktop per vedere un elenco delle unità disponibili. All'avvio, Linux monta molto opportunamente e intelligentemente solo l'unità con il sistema operativo, ma ti sarà facile esplorare le unità disponibili per montare ed attivare anche quella di Windows. Potrà tornarti comodo anche creare uno o più collegamenti sul desktop di Linux Mint per averle sempre portata di mano e continuare ad intervenire sui documenti nella partizione Windows. Potrai così arrivare ai tuoi documenti nella cartella utente su Documents and Settings o altrove. Appena fai doppio clic su un'unità, una nuova icona di collegamento viene posizionata sul desktop. Per creare un collegamento ad una cartella in Linux Mint dall'interno di Nemo, il file manager, devi cliccare con il pulsante destro sull'icona della cartella interessata e selezionare Crea collegamento. Se non vedi questa opzione, forse non è attiva, ma basta un attimo. Sempre in Nemo vai in Modifica, Preferenze, Menu contestuali. Ti sarà semplice verificare se l'opzione non ha il segno di spunta e potrai subito attivarla. Poi sarai in grado di creare collegamenti ad una cartella. Il collegamento viene però creato nella medesima posizione della cartella stessa. Tramite drag and drop, cioè cliccando e mantenendo il pulsante premuto sul collegamento, dovrai spostare il mouse sul desktop e rilasciarlo per copiare lì il collegamento. Un secondo metodo per creare un collegamento sul desktop in Linux Mint consiste nella pressione del tasto Alt sulla tastiera durante il trascinamento, prima del rilascio del pulsante sinistro del mouse. Questo farà apparire un ulteriore menu che elenca come opzioni la possibilità di copiare, spostare o effettuare un semplice collegamento al file o alla cartella originale. Potresti poi desiderare di sapere come montare automaticamente all'avvio una partizione NTFS di Windows. Se alcuni tuoi collegamenti sul desktop si riferiscono a contenuti presenti nella partizione di Windows, scoprirai che al riavvio di Linux Mint questi hanno un aspetto diverso e strano. Se ci clicchi sopra, scopri con disappunto un messaggio come questo. La ragione è quella spiegata poc'anzi. Per risolvere è sufficiente aprire l'applicazione Dischi, identificare e selezionare la partizione che vuoi caricare automaticamente ad ogni riavvio, poi cliccare sull'icona con gli ingranaggi al di sotto dell'elenco delle partizioni. Dal menu contestuale devi poi scegliere Modifica opzioni di montaggio. Nella finestra che si apre dovrai prima disattivare l'interruttore predefiniti da sessione utente, poi mettere il segno di spunta sull'opzione Montare all'avvio. Se hai installato Linux Mint in dual boot con Windows, potresti sperimentare anomalie nell'orologio ogni volta che passi da un sistema all'altro. Linux interpreta infatti il dato nell'orologio del tuo PC in modo differente da come fa Windows. Il primo adotta lo standard di riferimento UTC, mentre il secondo quello RTC. Apri un terminale e incollaci questo comando, che trovi anche nella descrizione. Se necessario, al successivo riavvio di Windows, correggi l'ora, poi avrai risolto. Nel caso tu voglia riportare Linux Mint alle impostazioni UTC, dovrai incollare in un terminale questo comando, che aggiungo alla descrizione. L'utilizzo della stampante è una delle prime esigenze da soddisfare in una corretta configurazione di Linux Mint. Tutte le edizioni di Linux Mint sono fornite di driver per il funzionamento delle stampanti più comuni di ogni marca. Potrebbe quindi funzionare subito senza alcun accorgimento. Consiglio comunque di collegare la stampante da spenta. Anche se si tratta di una stampante wireless, dovrai procedere preliminarmente all'installazione via cavo. Collegato il cavo, puoi accenderla. Se non funziona o hai esigenza di configurare una multifunzione per far funzionare anche lo scanner, nel prossimo video ti spiego come fare. L'installazione di Linux Mint 20 prevede Celluloid come lettore video predefinito. Si tratta di un software davvero troppo essenziale e privo di molte funzioni, ed è quindi consigliabile installare anche VLC cercandolo nel repository ufficiale con gestore applicazioni.
Un'altra applicazione che consiglio di installare è Cast Mixer. Si rivela utile per i limiti del mixer che trovi nelle impostazioni audio. Svolge le stesse funzioni ed è molto apprezzato anche PAVU Control, che amplia le possibilità del pannello audio predefinito mantenendone lo stesso stile. La configurazione di un dispositivo Bluetooth è relativamente semplice. Nel pannello di icone destro, accanto all'orologio, clicca sull'icona Bluetooth per aprirne il gestore. Linux Mint si mette subito alla ricerca del dispositivo, che dovrà già trovarsi in stato di pairing. Una volta che il dispositivo appaia, basta cliccarlo per connetterlo e portare a termine l'associazione. Il simbolo del Bluetooth nell'icona pannello mostrerà un pallino per indicare la connessione attiva. Se si tratta di un dispositivo audio e senti ancora suono dagli altoparlanti o cuffie con cavo, nella finestra delle impostazioni audio potresti dover passare manualmente a quella del dispositivo Bluetooth e selezionare riproduzione ad alta fedeltà AD2P. Qualora ai successivi riavvii tu riscontrassi qualche problema con la connessione automatica al dispositivo Bluetooth, potresti risolvere selezionando il dispositivo dalla finestra del gestore Bluetooth e spostando l'interruttore della connessione in modo da disattivarla. Dopo qualche istante può essere riattivata. Se l'audio non è già riprodotto dal dispositivo Bluetooth, apri il pannello delle impostazioni audio, poi seleziona il dispositivo che gestisce gli altoparlanti del PC, infine seleziona di nuovo il dispositivo Bluetooth ed eventualmente l'opzione AD2P dall'elenco. La personalizzazione dell'aspetto non è un'esigenza secondaria e può fare la differenza quando passi molte ore al computer. Ecco alcuni accorgimenti. Per cambiare sfondo del desktop, sulla scrivania, in uno spazio libero da icone, clicca con il pulsante destro e seleziona Cambia sfondo desktop. Si apre la finestra con gli sfondi scuri. Se vuoi, puoi optare anche per quelli fotografici, ma puoi anche indicare a Linux Mint il percorso di una tua cartella personale di sfondi, cliccando sul segno più in basso a sinistra e guidandolo alla posizione esatta. In questo modo il contenuto della cartella sarà visualizzabile tramite anteprime che ti consentiranno di sostituire lo sfondo con un solo clic. Se nella finestra dell'applicazione Sfondi ti sposti dalla scheda Immagini a quella Impostazioni, puoi anche stabilire in che modo adattare l'immagine allo schermo o impostare che le immagini nella cartella precedentemente selezionata si alternino automaticamente ad intervalli regolari. 1440 ovviamente per la modifica quotidiana, visto che l'unità utilizzata è minuti. Per impostazione predefinita, le nuove icone che aggiungi al desktop seguono un ordine preciso. Non puoi trascinarle dove vuoi. Potrai quindi desiderare ovviare all'inconveniente cliccando sullo spazio libero sulla scrivania con il pulsante destro e selezionando Personalizza. Per prima cosa puoi disattivare la disposizione automatica. In questo modo puoi riorganizzare le icone come meglio credi. Oltre alla modifica delle dimensioni, nei bordi inferiore e destro della finestra noterai due particolari cursori. Li puoi spostare per modificare le distanze tra le icone stesse. Se non sei soddisfatto del risultato degli esperimenti, puoi ripristinare la spaziatura della griglia. Ultimo, ma non meno importante, se clicchi sul collegamento Impostazioni Desktop, sei in grado di stabilire quali icone mostrare e, se vuoi, da qui abilitare quella del cestino, che per impostazione predefinita non viene mostrata. Se provi le opzioni per i temi scuri disponibili dalle ultime versioni di Linux Mint Cinnamon, potresti non staccartene. A fine giornata la vista è molto meno affaticata. Da Linux Mint 20 basta aprire la schermata di benvenuto, digitando Benv e premendo invio, e cliccare sull'interruttore posto sotto la scala dei colori per passare dal tema chiaro al tema scuro in un istante. Però, come sempre, dall'applicazione Temi si possono anche combinare diversi colori per differenti elementi delle finestre e del desktop per ottenere un look davvero personalizzato. Avvia l'applicazione Temi che trovi nel menu principale sotto Preferenze. Le sezioni Bordi delle finestre, Icone, Controlli e Desktop dispongono di set coordinati in base a diversi colori che ti consentono di sbizzarrirti in varie combinazioni o di dare a desktop e finestre un aspetto coerente che puoi cambiare non appena ti annoi. È anche possibile scaricare nuovi componenti per le varie sezioni di personalizzazione del tema realizzati dagli utenti di Linux Mint. Basta cliccare sulla freccia per lo scaricamento accanto ad ognuno dei temi per poi trovare i relativi componenti nella finestra principale di modifica del tema. Potresti valutare di aggiungere sul desktop un orologio. Si ricorre all'uso dei cosiddetti desklet. Per accedere ai desklet devi cliccare con il pulsante destro sullo spazio libero sulla scrivania e selezionare appunto desklet. Personalmente non adopero il desklet orologio già integrato e attivabile, perché ne preferisco un altro che va scaricato. Se infatti ti sposti dalla scheda gestione a quella scarica nella finestra dei desklet, aggiornando opportunamente l'elenco accederai a tutti gli altri desklet attivabili.
Il desklet orologio che preferisco è Time and Date Desklet. Scarichi un desklet con il tasto freccia in basso, poi torni nella scheda gestione della finestra, selezioni data e ora desklet dall'elenco e premi il pulsante più per posizionarlo sul desktop. Di lì lo puoi ovviamente trascinare in qualunque zona. Cliccando con il pulsante destro sopra ogni desklet, oltre alla possibilità di rimuoverlo, puoi modificarne le impostazioni se disponibili. Per questo orologio si apre un file di testo in cui, ad esempio, impostare true invece che false come parametro prevent decoration, al fine di renderlo trasparente e per modificare la dimensione dei caratteri per l'ora e per la data. E sostituisco le lettere maiuscole con minuscole per ottenere una visualizzazione compatta della data. Salvo infine il file, ma le modifiche hanno luogo solo dopo il riavvio di Cinnamon, con la combinazione di tasti Ctrl, Alt e Esc o con il riavvio del computer. Altre impostazioni iniziali coinvolgono spesso l'uso di Desklet di Linux Mint. Alcuni di questi sono datati e realizzati per versioni precedenti e potrebbero non funzionare più correttamente. I Desklet Meteo richiedono la registrazione ai siti di riferimento e apposite configurazioni in cui non mi sono mai cimentato. Molto bene, abbiamo fatto ulteriori passi avanti nella messa a punto della tua nuova installazione di Linux Mint 20. Nel prossimo video ti indico ulteriori accorgimenti molto importanti nel caso tu voglia utilizzare Linux Mint in ambito lavorativo e per aumentare la produttività. Ricordati di iscriverti al canale se vuoi sapere quando lo pubblico. Grazie per aver visto il video e alla prossima. Ciao!